18 giugno, oggi parliamo di un santo vescovo, San Gregorio Giovanni Barbarigo. Apparteneva alla famiglia Barbarigo, una delle più nobili di Venezia, e nasce nel 1625 e il dolore va subito a bussare alla sua porta perché quando aveva 2 anni, gli muore la madre. Il padre, che era senatore della Repubblica, della Signoria di Venezia, lo avvia alla carriera della giurisprudenza e quindi, proprio grazie alla nobiltà e alla cultura che possedeva, insieme ad Alvise Contarini, ambasciatore della Repubblica di Venezia presso l'impero, nel 1643 si reca a Münster in Germania per sostenere la causa dello schieramento cattolico contro quello protestante in vista della ormai prossima pace che poi sarà firmata a Westfalia nel 1648, la pace che porrà fine alla guerra dei 30 anni. Ma proprio in questo viaggio in Germania avvengono i due avvenimenti che scuotono la vita di Gregorio Barbarigo, e cioè il primo avvenimento: sente forte la chiamata verso il sacerdozio, verso, chiamiamola pure, la carriera ecclesiastica, verso un servizio pieno alla Chiesa, non solo ecco, sul piano diplomatico e politico, ma sul piano pastorale. Il secondo avvenimento è più umano, ma di grande rilevanza nella vita di San Gregorio Barbarigo, e cioè l'incontro con il cardinale Fabio Chigi. Fabio Chigi, che poi sarà colui che costruirà il Palazzo Chigi a Roma quando diventerà papa con il nome di Alessandro VII. Ed è proprio questo avvenimento che sconvolge la vita di San Gregorio Barbarigo, perché nel 1655 il Papa eletto, appunto Alessandro VII, quando lui aveva appena 30 anni, lo fa direttore di tutti i servizi di soccorso per contrastare la pestilenza che aveva invaso la città di Roma, che tormentava la città di Roma. Quindi immaginiamo la città eterna Roma attanagliata dalla peste, e il Papa ha tanta fiducia in questo sacerdote trentenne, era diventato da poco prete, che gli affida un po' come a un direttore generale la gestione della carità, degli aiuti, delle precauzioni igieniche. Gregorio Barbarigo si dimostra come un uomo di grande spiritualità e al tempo stesso come un uomo avente una grande capacità organizzativa, quindi un grande organizzatore e un uomo di grande preghiera e spiritualità. Ed ecco che allora, appena terminata la peste, il Papa non dà un premio materiale, ma nomina Gregorio Barbarigo vescovo di Bergamo. Bergamo ancora adesso è una grande diocesi, ricca di popolo, di risorse anche economiche e materiali, e di sacerdoti. Una volta era una delle diocesi con il maggior numero di preti per numero di abitanti in percentuale. E lì si dimostra un vero pastore delle anime, ma nel 1664 il Papa lo trasferisce addirittura a Padova, che era una delle maggiori diocesi del nord Italia per estensione, per popolazione e per prestigio. Non solo, ma gli dà anche la porpora cardinalizia, quindi diventa il cardinale arcivescovo di Padova, Gregorio Barbarigo. E a Padova, prendendo come modello San Carlo Borromeo, diventa l'angelo dei poveri, diventa
che predica incessantemente la verità del Vangelo, non smette mai, pur essendo cardinale, di predicare, o meglio, di insegnare il catechismo ai bambini ogni settimana. Non smette mai, pur essendo cardinale, di visitare gli ammalati e di dare gli ultimi sacramenti. Dorme su un pagliericcio, mangia con la servitù, visita i poveri e distribuisce i suoi averi a coloro, ecco, che ne hanno bisogno. È il vescovo modello della Controriforma insieme a San Carlo Borromeo, un nuovo San Carlo Borromeo, un San Carlo Borromeo redivivo. E nel 1960 fu Giovanni XXIII, il Papa del Concilio, il cosiddetto Papa Buono, a canonizzare San Gregorio Barbarigo, che pur nelle mutate circostanze pastorali e culturali del nostro tempo rifulge come un modello per noi sacerdoti, per i vescovi, per la santità del clero. San Gregorio Barbarigo prega per noi.